All'Acqua Santa ci sono vari posti belli. Uno di questi è il cimitero cattolico, quello che sta alle mie spalle, credo. Sì. Cimitero cattolico che è qui dal... Non so adesso la data precisa, però credo che siamo attorno al 1600. In realtà nasce come lazzaretto, perché qui... in quel periodo eravamo proprio fuori le porte di Palermo e le navi che attraccavano venivano sottoposte a controlli per capire se tra le persone c'erano persone malate di peste, per esempio, e venivano tenute in quarantena in questo posto. Ancora si intravede la scritta Lazzaretto. Dopodiché, adesso non so per quali vicende storiche è diventato un cimitero acattolico e dentro ci sono delle tombe, dei cippi funerari che a mio parere sono proprio delle sculture bellissime. C'è per esempio Sofia Guglielmina, alla quale sono molto affezionata, che è questo cippo cilindrico. Ce n'è un altro di un ammiraglio inglese dove c'è tutto disegnato, un galeone, il suo galeone evidentemente attraccò a Palermo e morì. È questo posto che potrebbe essere realmente un giardino, un posto dove passeggiare, dove anche vedere queste sculture. Non esiste. Ultimamente è stato aperto proprio poche volte da delle maestre di una scuola qui all'Arenella, tra l'Acqua Santa e l'Arenella, che hanno fatto un lavoro bellissimo con i bambini della scuola media, di catalogazione, di ricerca, storico molto profondo di questo posto.